Esci, Oscar. Sì, c'ho un problema tecnico. Che problema è? Il gatto pazzo dello studio di 105 a Miami si è infiltrato nella diretta, non vuole uscire. È grosso, Paolo lo sa, è uno che quando ti guarda brutto fa brutto. Allora, prima di tutto cerca di coprire i tendini delle gambe. Solo che allora, sono con i pantaloncini corti oggi. Devi cazzo. Attirarlo con il cibo, getta le mutande di là, così lui se quell'odore di pesce. Dopo parliamo di igiene intima, che bello. Aia. Che madonna, Ivo Avido, quanto è bello, ragazzi. Senti Marco, sono preoccupato per il tuo gatto. Non è che fra un po' inizierà a fare outs. Sai che assomiglia a Leone di Lernia, te lo giuro, è grasso come lui, è un po', è un misto tra Paolo Noise e Leone di Lernia. Pensa che associazione. Io non sono grasso, ho le ossa grosse, me lo ricordo sempre questa cosa. No, allora, ve lo ricordate voi il cartone animato Johnny Bravo? Allora, se c'è un ascoltatore che riesce a prendere l'immagine di Johnny Bravo e mettergli la testa di Paolo Noise. Johnny brutto sono. Johnny bravino. Johnny quasi capace. Comunque Fabio, guarda, ti stavo guardando prima attraverso la webcam. Sei D'Alema con l'AIDS. È vero. No, non so l'AIDS, spero di no, voglio dire. Però il colera o il vaiolo sicuramente. Sì, comunque sei D'Alema con un sacco di problemi economici. Sì. Cioè, ma tantissimi. Cosa che peraltro lui non conosce. No, infatti. Ma scusate, stiamo rubando spazio, tempo. Certo. E ovviamente anche dedizione, nonché amore. Alla persona più bella del mondo. Pensa a quel coglione di Pippo Palmieri. Io lo odio a morte, quello sapete, no? Stamattina stavamo facendo la scaletta, così ci colleghiamo e tutto, e mi dice con un tono quasi infastidito questa frase: sono qua di fianco al maestro. Come per dire, sono seduto di fianco al bidet. Ma guarda, è una roba. No, cioè, invece, era al cesso invece. Vedi, caro D'Alema con l'AIDS. Tu continui. Ma guarda maestro, che il gran maestro nel mio studio lo conservo bene, perché nel mio studio ci sono -20 gradi sotto zero. Tu sei cretino comunque. Ma cazzo, ci può mettere gli animali morti. Ma lei stamattina ha fatto The Revenant, maestro. È vero, ma è freddissimo, sei pazzo. Ma perché Pippo maestro deve mantenersi giovane per sempre, per questo. Ma no, maestro, perché noi stiamo cercando di clonarla. La verità è che, se la ricordano, la pecora Dolly, lei è la pecorina Dalla. Sai invece che la pecora può fare l'amore solo in una posizione, incredibile. Ma dai, quale? La chirichetta. Io un 69 fra orsi non l'ho mai visto. Per farti un esempio, guarda che l'orso si può mettere a pancia in giù, e l'altro orso gli fa un pompino, certo. Allora adesso vi apro una parentesi culturale. Vi ricordo che l'unico animale al mondo che fa più di una posizione è lo scimpanzé. No, è il porco. Cazzo, Oh, sapete che il porco, la durata del piacere, dell'eiacolazione del porco è di 30 minuti. Sì, però poi non può fumare. questo non serve a niente. Perché non sei mai stato in Veneto. È vero. No, sono stato in Veneto. Il porco non può guardare il cielo, è incredibile. Perché? E c'ho una. Pippo, è inutile che mi fai le. L'avete capito o no? No. Allora no. È vero, fisicamente sì, non può guardare in alto, ma anche religiosamente non può farlo. Perché l'associazione è gravissima. Allora c'è il collo messo in una determinata posizione che può guardare solo in basso. Sì, ma se da lì che è nato. Braccio, lo metti così. Ma se pesa 600 kg, ma chi? Che discussione è stata? No, allora è importante questa cosa. Il maestro ha appena detto una cosa sacrosanta, è vera, come tutto quello che lui dice. Però è vero, cioè, se pensi, il porco non può guardare in alto, capisci? No, certo. Cioè, il buon signore l'è studiata avevamo bene. Avevamo capito, Marco! Vabbè, me la stavo spiegando meglio. Infatti, io non ho mai visto un maiale preoccupato per le scie chimiche. Dopo se ne sbatto di coglioni. Era quello che volevi dire, no Marco? Bravo. Però parlando di maiali, giustamente. Ecco, io intanto vorrei proporre una cosa, visto che stiamo per collegarci con una cosa legata all'Isola dei Famosi, sto programma veramente inutile, mi scoccia che ci sia anche il nostro marchio. Vabbè. Sono scelte aziendali, ormai non possiamo più dire nulla. Però io dico: se si chiama l'Isola dei Famosi, perché c'è gente che nessuno ha mai visto in vita sua? Cioè, per me la parola famoso vuol dire uno noto a tutti. Certo. Perché c'è Aristide di Radio Monte Carlo? che neanche il proprietario Azzan sa chi è Aristide. No, scusate.
alla cena di Natale l'ha guardato e ho detto: chi è questo qua? Cos'è, un cameriere? Scusa, ma chi è Aristide di Radio Monte Carlo? Chi è Aristide di Radio Monte Carlo? Aristide di Radio Monte Carlo è proprio Papa e Ciccia con Signorini. Quindi molto Papa e poco Ciccia. Sì, esatto. Scusa, Radio Monte Carlo è un archeologo, credo. Egittologo. Pensa ancora, cioè una roba che cazzo me ne frega degli egiziani che oggigiorno hanno un paese di merda. Con quattro piramidi del cazzo. Cosa vai a studiare? Ma quello che c'era da dire sull'Egitto è stato detto. Ma questo ha studiato 6 anni, ha preso la laurea, è diventato professore per farsi chiamare Aristide di Radio Monte Carlo, che sembra un gatto. Si chiama Mommy, il suo nome d'arte è Mommy. Pure! Mommy. Mommy che in inglese vuol dire mamma, e quindi secondo me Signorini e Mommy. Tutto torna, non può essere un semplice caso. Ma porca, che cazzo va a fare all'isola dei Ma vai a studiare ancora, vai in Egitto, che poi non sei neanche tutto professore. C'è il pulmino, voi non l'avete visto, ma se guardate l'isola dei famosi si intravede un pulmino giallo posteggiato dietro le palme. È un pulmino volante. No, è un motoscafo giallo, Marco. Vabbè, uguale. Comunque, ecco le 10 cose sull'isola dei famosi, programma che ovviamente nessuno ha visto. Andiamo, vai. Ieri sera su Canale 5 è partita la nuova stagione dell'Isis dei famosi, ovvero la solita vecchia isola ma con più concorrenti da far detonare. Se non siete tra i 4 milioni e mezzo di ascoltatori che ieri sera hanno seguito le vicende dei naufraghi, vi capiamo e vi confermiamo che no, non vi siete persi un gran cazzo di niente. Ciò nonostante, non potevamo resistere alla tentazione di ragguagliarvi su quello che è accaduto nella prima puntata del peggior reality di sempre. E quindi, eccole! 10 cose che vi siete persi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. Numero 10. Rivoluzione! In questa edizione dell'Isola i famosi sono solo in studio. Numero 9. Enzo Salvi si spoglia nudo e per la prima volta nella sua vita fa ridere. Numero 8. Oltre al cibo sull'isola scarseggiano anche gli articoli per l'igiene personale. Pare che alcuni concorrenti abbiano cercato di pulirsi il culo con Marco Carta. Numero 7. Jonas Berami è così nano che la sua scheda sembra il trailer della nuova stagione del Trono di Spade. Numero 6. Grande emozione per l'egittologo Aristide che in Honduras si è portato una mummia. No, è Fiordaliso, scusate. Numero 5. Attimo di paura per il tuffo in mare dall'elicottero. I concorrenti si salvano attaccandosi alle labbra di Claudia Galanti. Numero 4. Piccolo incidente per Mara Venier che spoilera per errore la seconda puntata, anticipando di ben una settimana 5 milioni di gran cazzo che ce ne frega. Numero 3. Per rimanere sull'isola i concorrenti dovranno affrontare prove disgustose e al limite del lecito, le primarie del PD. Numero 2. Le concorrenti sono così ritoccate che più che l'Honduras sembra la Silicon Valley. Numero 1. Ho girato un attimo su Rai 3 e a chi l'ha visto c'era gente più conosciuta. Queste erano le 10 cose che vi siete persi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. La prossima settimana guardo The Voice, così scopro chi andrà all'isola fra 2 anni. Ma non ditelo a nessuno. Bravo, bravissimo. Madonna mia. Bene, prego, maestro, mi scusi, ci illustri, prego. 14:09, ragazzi. Madonna mia. Io metterei la sigla di chiusura, perché dopo questa bellezza. Non serve a niente tutto il resto.